Io sono stato un mostro a casa mia. Quando mio padre è dovuto andare, serviva una mano forte. Avevo instaurato un regime dittatoriale basato sulla violenza, minacce, intimidazioni. I membri della mia famiglia dovevano tener conto che le loro azioni potevano avere ripercussioni anche serie. Ho rubato ogni cosa. Ero un tiranno. Stavo così male che dovevano stare male tutti. Ho aggredito chiunque. Non deve essere stato facile essere un bambino in quegli anni. Un bambino ha il diritto di essere protetto anche durante una guerra. Non può essere usato come merce di scambio. Ho fatto tanto per espiare le mie colpe. Tornassi indietro, ma non è mai abbastanza. Non si può tornare indietro. Non nego che col passare degli anni ci sono stati dei momenti in cui, guardando mia madre, donna distrutta, sentivo che forse sarebbe stato meglio per tutti se io mi fossi tolto la vita. Ma mi sono perdonato, non avevo scelta. E lui, oggi che la pace fa paura, lui grida nello stesso silenzio dove tace la bestia e tutto il dolore che ha causato. Sento di non meritare nulla. Un silenzio che è diventato musica. A volte non dormo per giorni, anche se la voce non è più la mia. Perché penso, e nell'ascoltarla mi domando, poverino, era solo un bambino, riuscirà a salvarsi da se stesso?